Nessuno abbandona la squadra, ragazzi, eh! La pressione c'era. Sapevamo che era lì, volevamo chiuderla subito. Fallire in quella partita sarebbe stato brutto. Questo ci parte e lo lasciamo, è un problema. Quella era una partita. C'era voglia non solo da parte nostra, ma anche da parte dei tifosi. Sul campo c'era veramente una famiglia. Io penso che qualcosa come quello di quest'anno non si ripeterà molto facilmente. Ogni favola indimenticabile che si rispetti ha un lieto fine, ha le sue leggende, i suoi colpi di scena, i suoi intrecci e spesso un inizio drammatico. La nostra favola inizia così. Che sta per iniziare seconda contro seconda, è davvero una partita tutta da vivere, l'ha presentata in maniera egregia Andrea Gardina, c'è ovviamente tutti i saltatori della formazione di Massimo Oddo, anche Gasparro, è uno schema, palla fuori, Chiricò il tiro, palla alta sopra la traversa, Fazio, attenzione adesso al contropiede con Verna che avanza, palla al piede, ancora il tocco per Van de Putte, dietro Yashi, il tiro, la respinta ancora e il gol, il vantaggio del Catanzaro con Sunas, vantaggio del Catanzaro che colpisce alla mezz'ora di questo primo tempo, gol di Sunas. Da parte nostra è stata veramente una partita proprio controllata da parte nostra, no? Avevamo zero pericoli nella nostra area, stavamo facendo una bella partita, abbiamo segnato il primo gol, quindi è stata una liberazione, la squadra mentalmente si è cresciuta tantissimo. Siamo entrati nello spogliatoio, abbiamo detto di mancano 45 minuti, diamo tutto, quello che abbiamo. Vediamo ancora il cross di Chiricò all'indietro, lo schema, Dezzi, tiro di Dezzi, alto sopra la traversa, grande occasione per il Padova, come nel primo tempo, tra l'altro quindi questo potrebbe essere stato il motivo per cui Vasquez ha sostituito Iemmello e non Biasci. Vediamo il cross, in centro, è il gol di Curcio, il pareggio del Padova con Curcio, il Padova scolpisce l'1-1 e adesso è tutto da rifare per il Catanzaro. Di Felipe Curcio, un'altra palla bellissima di Chiricò, veramente è scesa in maniera quasi non se ne è reso conto, però lì a Fagione a bordo campo. Sì, stanno guardando se effettivamente c'è stato un impatto tra il difensore del Catanzaro con la maglia numero 2 e l'attaccante, vediamo. Convalidato il gol
a raccogliere il colpo di testa di Bombaggi. Bombaggi controlla il pallone, subito Baglieie, area di rigore, Baglieie! La palla è fuori, ma il Catanzaro si è fatto veramente pericoloso. Il Catanzaro che ha reagito rabbiosamente al gol del Padova. Attenzione all'area di rigore, ancora Bombaggi, Bombaggi alza sopra la traversa, occasionissima. Attenzione qui a Luganeo, Chiricò fischia l'arbitro, Chiricò il tiro e la palla in rete, il gol di Chiricò. In quel momento c'è tante emozioni, tante sofferenze. E se non mi sbaglio io, quel momento del gol di Chiricò, stavo per entrare, tra l'altro il mister ci aveva parlato, ci stava chiamando a me, a Bombaggi penso, e in quel momento subiamo il gol e ci crolla tutto il mondo addosso. Chiricò segna! Cosimo Chiricò! Incredibile! Pino gol a Luganeo! Cosimo Chiricò! Il gol del Padova! 2-1! 28 metri. Vediamo un po', Donnarumma chiama la barriera. Attenzione, Vasquez! Il tiro di Vasquez! La palla alta sopra la traversa! Esulta Donnarumma! È finita! È finita! Il Padova in finale! Playoff! Batte 2-1 il Catanzaro! Ma il primo pensiero è stato quello di aver ricevuto un'altra delusione. Di aver ricevuto un'altra delusione, perché comunque si era creato un entusiasmo dove sapevamo che speravamo di poter arrivare fino in fondo e riuscire a vincere quel campionato lì. E quindi la prima emozione, la prima sensazione è stata sicuramente di delusione, di aver tra virgolette fallito di nuovo. Tante delusioni anche dai volti dei compagni, però mi rimane sempre impressa quella del presidente, che poi è venuta negli spogliatoi, e quella mi è sempre rimasta impressa anche tutti questi mesi. Sì, c'è stata grande amarezza, cioè una tristezza e un'amarezza di fondo. Tristezza perché per come era finita la gara, per come diciamo avevamo giocato, le nostre prestazioni, avevamo fatto una partita diciamo da squadra che doveva vincere insomma la gara. C'era molta amarezza e ricordo perfettamente che la sera non cenai proprio, ero su a Padova con la famiglia e andammo al ristorante, insomma. Non ho né cenato né dormito tutta la notte, quindi insomma grande dolore, ecco. Beh, dopo il triplice fischio di Padova sono state emozioni forti, c'è stata una grande delusione immediata. C'è stata tanta amarezza, mi ricordo il post partita, la serata lì poi in hotel, che praticamente non ha dormito nessuno, i giorni successivi sono stati duri, però da lì poi, come abbiamo visto, si è cementato il gruppo, siamo ripartiti bene, e forse quello è stato l'inizio, però sono stati veramente dei momenti brutti. Ma a Padova è stata una sensazione diciamo strana, perché venivamo da 6 mesi fatti benissimo, siamo ritrovati a Padova alla semifinale di ritorno dove ci giocavamo tutto, e perdere in quel modo ha fatto veramente male. No, è una sofferenza, perché tu sembra così, durante tutto l'anno ci metti tutto te stesso, la nostra passione da quando siamo piccolini, quindi quando arrivano quei momenti dopo che tu attraversi una stagione anche come quella dell'anno precedente, che è stata una rincorsa, un provare a fare qualcosa di impensabile, arrivi alla semifinale dove ti senti e credi di essere più forte, lo dimostri nelle due partite, e uscire così ti fa male. Rabbia, tanta delusione per come è arrivata la sconfitta, e poi niente, tanta delusione, perché come dicevo prima è arrivata in maniera strana. E finita la partita siamo rientrati in hotel e siamo rimasti lì a dormire, e avevamo il volo il giorno dopo,
quindi affrontare la notte lì a Padova, sapendo dopo tutto quello che è successo, non abbiamo dormito per niente. Ma è stato il peggior momento professionale, perché se l'avessimo preparato per il nostro peggior nemico non l'avremmo preparato così, nel senso che è stato veramente devastante al 97esimo in quella maniera. E soprattutto perché è una partita che avevamo dominato, che meritavamo noi, e ci siamo visti passare, almeno io mi sono visto passare i miei 2 anni di duro lavoro sotto gli occhi e sembrava tutto sfumato. Meritavamo sicuramente un risultato diverso per la prestazione sia fatta in casa sia lì da loro. Penso che abbiamo dimostrato anche in quelle 2 partite di essere superiori all'avversario, però è chiaro che nel calcio bisogna avere la capacità di accettare sempre quello che accade, però quella partita lì a me personalmente mi ha dato una consapevolezza del lavoro che avevamo fatto, della squadra che eravamo e penso che dentro ognuno di noi si è partiti con un piglio diverso per affrontare poi il campionato, per avere una rivalsa proprio in funzione anche di quel risultato. Che non c'è stato proprio bisogno di parlare, è nato tutto naturalmente, c'era talmente tanta voglia di rivalsa e di rilanciare da parte di tutti, dalla società al gruppo, allo staff, ai tifosi. Non c'è stato bisogno di grandi parole, sicuramente ci siamo un po' sfogati da quella delusione, però è stato il là per poi ripartire tutto insieme. Però devo dire che dal dramma c'è stata la consapevolezza che eravamo forti, che eravamo una grande squadra, che avevamo un grande gruppo, che avevamo cominciato a trovare un grande gioco nella seconda semestralità, come dico sempre, della stagione scorsa, e quindi il mister con lo staff ci ha dato veramente qualcosa in più che poteva sfociare l'anno scorso la promozione e poi si è verificato quest'anno. Quindi Padova penso che sia stato veramente il punto, non un punto da dove finire, ma un punto da dove cominciare. Il Catanzaro rientra in città. Sarà un'estate calda perché, nonostante la cocente delusione, le ambizioni sono quelle di sempre e la società inizia a programmare la nuova stagione. C'è già il primo tassello. Viene riscattato Tommaso Biasci. E ci siamo liberati per 4-5 giorni, dopodiché, ma veramente con tanta consapevolezza di essere un gruppo straordinario, con una società forte alle spalle, siamo ripartiti alla grande. Abbiamo riscattato, nemmeno era arrivato il direttore sportivo, che io e il presidente avevamo riscattato Biasci. Avevamo chiuso l'accordo con Pietro Iemello. Sì, allora, succede questo. Vabbè, dopo le lacrime di Pietro, ovviamente tutti e due speravamo di poter vincere già da subito, perché ci trovavamo bene insieme, ci trovavamo bene con la squadra, ma come ripeto, non solo noi due, ma anche con gli altri attaccanti si era creato, diciamo, qualcosa di molto bello. Quindi succede questo, passano 4-5 giorni dall'eliminazione e diciamo che non abbiamo voglia di pensare a quello che poteva essere o poteva non essere, vogliamo subito ripartire. Nel frattempo però ci sono le finali, quindi decido con Ricky di partire perché non voglio rimanere a casa pensando a quello che poteva essere, magari c'erano le finali, tutti parlavano delle 2 finali dove saremmo dovuti essere anche noi, quindi decido di staccare la testa e partire per Ibiza con Ricky, no? Non era nemmeno preventivato il viaggio. Sì, lì diciamo che è stato all'inizio un momento per staccare la testa dopo la delusione, perché ne avevamo davvero bisogno. E poi invece quando siamo stati là, per lui è diventato anche il momento in cui ha deciso di ritornare qua, che ha trovato l'accordo con la società e quindi ero molto felice anch'io perché avevamo legato molto, è un ragazzo d'oro
ero contento comunque di ricominciare un altro percorso con lui. Partiamo il viaggio, solo che in quei giorni là scadeva come si dice, la mia scadenza per essere riacquistato dal Padova, il mio prestito. E quindi in quei giorni lì, negli stessi giorni in cui io ero a Ibiza, il mio procuratore Giorgio stava parlando appunto con la proprietà per il riscatto. Quindi diciamo che sono stati giorni abbastanza intensi di trattativa. Io volevo assolutamente rimanere perché avevamo lasciato qualcosa a metà e ci eravamo detti sia con Pietro che con Iari, che era l'altro ragazzo in prestito, di ritrovarci lì a luglio e non volevamo lasciare quello che di bello avevamo creato a metà. Quindi avevamo voglia di fare, ci sentivamo durante appunto io la trattativa, e appena ho firmato, che sono stato il primo appunto, anche con Pietro ci sentivamo ogni giorno, dicevo te a che punto sei, insomma ci sentivamo spesso perché c'era voglia da parte di entrambi di continuare il percorso che era iniziato. Lì eravamo a Formentera e praticamente io ero arrivato qualche ora prima di lui col volo, perché partivo da Milano e lui da Pisa, e quindi mentre ero là avevo sbrigato le cose, diciamo, un attimo burocratiche, ero andato a prendere, mi ero sistemato in casa e dovevo andare a prendere gli scooter per girare l'isola. E quando sono arrivato là, senza che io dicessi nulla, cioè il proprietario, le uniche due rimaste erano queste due vespe, una gialla e una rossa, e quindi lì ho capito che c'era un segnale. Buongiorno, come? Tutto malinchita? Questo è il diretto, penso. Allora, ci avevamo già fatto. Buongiorno. Oh, Bianco. Come è? Sono arrivato. Allora? Dei nostri. Allora, come è? Te ne va di pizza? Sì. Ho preso il diretto. No, dove sei stato? Sono stato a Formentera due giorni. Quando riparti? Sì, no, domattina. Fatto tutto i voli. Ci siamo messi poco come si può dire, no? No. Ma sono andato via, sai perché? Per non vedere le due finali. Domenica ho fatto, ho dato il telefono al mio amico, anche Enrico uguale, non voleva guardare nulla. Ho dato il telefono al mio amico, faccio, mi ridammelo martedì, non voglio vedere nulla. Le novità interessano anche l'organigramma societario. Alla corte del Catanzaro arriva un nuovo DS, Giuseppe Magalini. Intanto anche prestigioso, direi, questo compito. Un compito importante, ma consci di sapere quante difficoltà ci possono essere, ma fiducioso di poterle superare. Sinceramente altre volte mi sono capitate queste situazioni e sono cose da conviverci bene. E venire in una piazza dove si può riportare un entusiasmo per poter arrivare dove tutti sperano, sarebbe un grande orgoglio riuscirci per essere ricordato da quel punto di vista. Esattamente, stavo bevendo un caffè con degli amici, è arrivata la telefonata del patron e mi ha chiesto la disponibilità per poter venire a fare una chiacchierata il giorno dopo. Mi ricordo che era un giovedì quando ho ricevuto la telefonata, doveva essere qua il venerdì, punto tale che io mi ritrovavo esattamente a Villafranca di Verona e quindi andare a Catanzaro era un po'... Però diciamo che
scattato una molla per poter essere presente subito il giorno dopo, mi sono adoperato per capire gli aerei, le disponibilità, e mi ricordo che il venerdì tarda mattinata mi trovavo nell'ufficio del presidente Noto. Diciamo, le nostre scelte sono ricadute poi sull'UDS Magalini, che è arrivata, ha portato, diciamo, anche dei ragazzi molto validi, insomma, ha inserito sulla base che già c'era, abbiamo inserito quei 3-4 tasselli che hanno rinforzato notevolmente il team. Mi sono trovato di fronte un uomo di spessore, una proprietà di livello, come già mi avevano descritto, in tutta sincerità. Nello stesso giorno ho conosciuto anche il fratello Gino, quindi da lì ho capito che avevo davanti una famiglia di un certo spessore, e di conseguenza poi tutto è andato fortunatamente a buon fine. Il mercato entra nel vivo e dopo gli addii di Branduani, Nocchi e Romagnoli, le caselle dei portieri sono vuote. Beh, considerando il lavoro che avevamo impostato dopo Padova, quindi l'idea di costruire una squadra che giocasse in maniera più propositiva, anche costruendo dal basso, i profili che erano necessari sicuramente erano quelli di portieri propensi al gioco con i piedi, che comunque rispettassero anche dei canoni che riguardano un po' il portiere, quindi il fatto che sapessero parare e quindi di conseguenza avere un profilo a 360 gradi. La scelta ricade su Andrea Fulignati. Ciao, piacere. Giuseppe, ben arrivato, guarda. Oh, buongiorno, piacere. Piacere. Come va? Non è in programma questo appuntamento, No, no, infatti, no. Quanto è alto? Ho detto, come lei, Presidente? Allora parliamo. Come lei? No, ma se no è il portiere abbiamo detto. Come va? Tutto bene. Contento di vedere, sì, mi raccomando. Il nostro direttore sportivo sa gli obiettivi. Dobbiamo vincere il campionato. Ma lui, questo è l'obiettivo. Lui è carico. No. E poi anche un bacio, se vuoi, che lui lo conosco tramite la PlayStation. Ah sì? Sì. E non si è sposato? Sì, ho visto, perché praticamente c'è un gruppo di amici che viviamo insieme, così. Ma guarda, in tutti lì di Sardegna. Sì. Ho fatto tutto, insomma. Hanno un po' detto tutto, tutti così, anche i ragazzi hanno parlato di un gruppo sano. Sì. Che poi quello, anche 5 anni fa, per cui avevano vinto la fortuna strabica di uscire subito dopo la successione anche le altre. Non è facile fare il piacere, grazie. Contento? Sì, ci vediamo un attimo e dopo ti mandiamo via. Molto. Quanto ci hai impiegato? C'era un'altra situazione che lo volevano. Cioè, io voglio ritornare qui. Se la B non mi prende, devo trovare la squadra che ritengo sia più idonea. No, questa cosa mi è piaciuta molto perché sono sempre qualcuno in quindi la facciamo. Sento quello che dice e mi tiene aggiornato. Il fatto che c'era comunque l'altra squadra che... È importante quello che hai detto, cioè vuol dire che credi in questa squadra, credi in questa società, sai che è una società sana, su quello ti posso dare tutte le certezze del caso e del caso. Andrea e Andrea, visto che sono tutte e due Andrea, erano due profili che avevo già visionato perché ho avuto modo di allenarli uno ad Arezzo e uno ad Ascoli. Andrea Fulignati lo conoscevo già da tempo perché lo avevo segnalato già all'Ascoli dai tempi del Cesena, e quindi come profilo avevo già ben chiaro quello che potevano essere i portieri per quest'anno. Grossa crescita perché siamo partiti un po' in difficoltà per il fatto che comunque Andrea venisse da un sala, venisse dal fallimento del Catania, quindi anche parecchio tempo fermo,
e Andrea Fulignati, che era un po' da rimettere in sesto, visti anche i passati, comunque con l'Empoli, terzo portiere, Perugia, qualche difficoltà. Andrea avevamo giocato contro, però lo conoscevo non di persona, ma nell'ambito sportivo, e me l'hanno sempre parlato bene, anche come calciatore, comunque si vedeva che Andrea aveva grosse doti, e sono contento di aver passato un anno con lui, e perché siamo stati bene. Dopo un anno praticamente passato fermo, e la voglia di rimettersi in gioco era tanta. E logicamente la consapevolezza di pensare che Catanzaro sarebbe potuto essere un trampolino per ritornare in B ha fatto tanto. Quando mi ha chiamato il Catanzaro ero a Tenerife con due ex miei compagni di squadra, di cui uno è Ettore Mendicino, e loro stavano ancora dormendo. Io mi sono svegliato e ho trovato la chiamata del mister Zambardi dicendomi di non prendere in considerazione altre proposte, siccome erano uscite altre squadre, e che sarei venuto a Catanzaro in giro di 2-3 giorni. E quindi sono partito con l'idea di resettare un po' le loro condizioni e metterli nelle condizioni, scusate il gioco di parole, di affrontare un campionato al meglio. L'idea del mister era già partita da quelle telefonate che ci aveva fatto sia a me che anche a Andrea, quindi il lavoro poi è iniziato in ritiro, ma l'idea era quella già di creare subito un gruppo interno dove si potesse lavorare con serenità. Ho parlato con Lito, ecco, perché ho un rapporto che è iniziato 10 anni fa con Lito, e ho chiesto un po' di informazioni e nulla, poi sono arrivato qua a Catanzaro. Era arrivato a gennaio 2022 per portare la sua città in Serie B. Dopo la delusione di Padova, però, il sogno termina, come il suo prestito. Sinceramente non ho mai pensato al fatto che la stagione dopo l'avrei giocata lontano da qua. Niente accade per caso. A volte alcuni avvenimenti sono scritti nel destino. È un destino fatto di valori e di amore per una maglia storica. Qui sogniamo tutti insieme. E per me, ora, quel sogno diventa realtà. Perché in fin dei conti non potevo negare a me stesso e al mondo di essere un catanzarese vero, col sangue giallorosso. Dopo i primi 6 mesi in giallorosso, la volontà del giocatore è quella di tornare a vestire la maglia della propria città. C'è una missione da portare a termine. L'8 luglio 2022 Pietro Iemmello è a tutti gli effetti un giocatore del Catanzaro. Sapevo e speravo che si voleva ripartire più forte di prima, raddoppiando quello che era stata la stagione passata. Quindi dentro di me non ho mai pensato al fatto di oddio, ora vado via, chissà cosa deve succedere. Quindi sicuramente c'era da riparlare, perché il mio prestito finiva lì, però poi si è trovata la giusta quadra e sono rimasto qua. La mia storia inizia qui, fra queste mura. È qui che nasce la mia passione,
il motore di tutto, che mi ha portato a voler inseguire qualcosa di grande. Conservo ancora quell'entusiasmo di un tempo, che mi ha spinto a realizzare ciò in cui ho sempre creduto fortemente. Ho voglia di lottare per la mia terra, per la mia gente, qui a casa mia. Non è una scelta, è una missione. Perché in fondo non si può fare niente di grande se non si è bambini. Beh, tornare a casa per me è stata una scoperta, perché non vivevo qui da tanto tempo. Quindi magari venivo in vacanza, ma una settimana, due, tre giorni, non riuscivo a conoscerla veramente per come era fatta e sono rimasto abbastanza contento, perché devo dire che ho ritrovato una Catanzaro diversa, una Catanzaro dove si sta bene, una Catanzaro dove si sta sviluppando e al contempo poi anche col calcio devo dire che ho trovato una società abbastanza giusta per poter far calcio. E a me lo credo che abbia un grande merito. È arrivato nella città più difficile, perché tornare nella propria città è sempre la sfida più difficile, non nel momento migliore della carriera. E avrebbe potuto incontrare scetticismo e malumori, come spesso accade poi noi catanzaresi, che con noi stessi siamo un pochino più impietosi, e invece ha convinto tutti, si è dimostrato anche lui sin dall'inizio parte di un progetto. Ma no, io la stima su Pietro è sempre stata infinita. Io personalmente ho sempre prediletto giocatori di grande qualità, di grande intelligenza tattica, e lui proprio rispecchia questi due fattori, quindi l'ho sempre cercato e quindi non mi sembrava vero di averlo in squadra con me. La favola ha il suo protagonista. La sfida è nuovamente accettata. Riuscirà Pietro a portare le Aquile in Serie B? Ho fatto tante partite in B col Vicenza e scendere di categoria non è mai facile, quindi mi sono rimesso in gioco e direi che è andata bene, ho trovato la società giusta, la squadra giusta e abbiamo fatto un gran campionato. Il mercato prosegue con gli arrivi di Pontisso e Brighenti. Quando è arrivata la chiamata del Catanzaro ero in vacanza con la mia ragazza alle Maldive, quindi sono rimasto un attimino così, però poi ci ho riflettuto bene anche insieme al procuratore, alla mia famiglia e ci ho pensato subito e ho accettato. Prima mi ha scritto un messaggio e io gli ho chiamato subito anche un po' per convincerlo di venire. Sì, conoscevo Iari, che però lui era tornato a Vicenza e sapevo della sua volontà di ritornare a Catanzaro, e avevo sentito anche Cinelli, che ci avevo giocato insieme, mi hanno parlato tutti bene e si poteva fare un gran campionato, e poi così è stato. La facciamo da solo? No, ma faccia lei, Presidente. Faccia lei la foto. No, vai tu, vai tu. Ok. Ora mentre guardo te me. Ben arrivato,
Sì, sì. Ero a casa in giardino, abbastanza tranquillo, devo dire la verità, mi stavo rilassando un po'. E niente, a dire la verità, Iemmello mi chiamò prima ancora del direttore, tutti quanti, perché comunque ci conoscevamo, per chiedermi se, insomma, cosa ne pensavo di venire a Catanzaro, se ci avessi fatto un pensiero o meno. E poi infatti da lì a qualche giorno mi ha chiamato il direttore, mi ha chiamato il mister, insomma ho avuto i primi contatti ufficiali con la società. Con Nicolò abbiamo giocato ormai tanti anni fa, inizio uno dei primi anni di carriera per entrambi, e già lo conoscevo perché è sempre stato com'è, ovvero un ragazzo serio, molto inquadrato e poi un giocatore sicuramente con delle qualità assolute, non è che devo stare a raccontare perché le ha dimostrate qua, ma le ha dimostrate anche in carriera. Sì, ho chiamato Nicolò e quando il mister una sera mi chiamò mi disse: ma Brighenti come lo vedi? Brighenti secondo te è il giocatore giusto per noi? Gli ho detto subito di sì e allora lì poi ho chiamato Niccolò più volte perché sapevo che aveva anche altre trattative, convincendolo per venire qua. In quel momento, sono sincero, aspettavo, ero in trattativa con qualche squadra in Serie B. Però poi la cosa piano piano non si è concretizzata e io non volevo andare troppo per le lunghe perché comunque avevo voglia di rimettermi in gioco, di giocare, avevo entusiasmo e quindi poi insomma abbiamo portato a termine la trattativa. Brighenti. Ah, piacere. Ecco, lo sconto di Donato, piacere. Benvenuto. Grazie. La proprietà. Ok. No, dice, lo stiamo parlando adesso perché è appena arrivato. Quanti prendono le viene da? Provincia di Verona. E ho preso l'aereo da Bolzano. Quindi ho fatto Bolzano o la Venezia? Ho fatto da Cima a Fondo. Che lei è Bolzano? Sì, l'ho scoperto ieri, se la verità. Lo sapevo. Sì, sì. Tecnicamente sì. Anche se poi da tanti anni che quello non abbiamo visto. Sì, sì, sì. Tecnicamente sì. Ha visto di una società ambiziosa che voleva fare di tutto per vincere il campionato dopo la delusione dell'anno precedente e quindi le impressioni sono state buone e tutti sapevano quello che dovevano fare e fin dai primi giorni di ritiro abbiamo lavorato veramente bene. Sì. Firmo questa? Sì, sì, quella lì la puoi firmare. Guardate qua, com'è? La stagione prende ufficialmente il via con il lancio della campagna abbonamenti. Ma sì, sicuramente ci sta qualcosa, c'era qualcosa già nell'aria, ma anche dall'anno prima, perché da dicembre in poi, dopo la partita di Palermo, si è visto anche nel pubblico comunque un'unione di intenti con la squadra impressionante. Infatti il girone di ritorno dell'anno scorso c'è stata parecchia gente che è venuta allo stadio, parecchie persone ci sono state vicini, quindi da là secondo me è iniziato tutto. Anche ad aprile c'è stata fatta la campagna abbonamenti e hanno iniziato da là a farci capire che veramente potevamo fare qualcosa di importante quest'anno e anche grazie a loro ci siamo riusciti, perché non è da tutti andare in trasferta anche lontano da qua, da Catanzaro, che comunque siamo in un posto bellissimo ma comunque scomodo anche per raggiungere altre località, andare sempre con 3, 4, 500, 1000 tifosi a seguito, è come giocare sempre in casa ed è una cosa veramente fantastica per noi. Una da Livorno. Ci vuole un po', Nato, luogo di nascita, Catanzaro o Livorno? Catanzaro. No, questo è giusto. Mio figlio è Catanzaro. Progeni da 2,50. Grazie, ci vediamo allo stadio. Tribù.
scusa. Vi posso portare il caffè? Vedete quanto ne volete che ve li porto io. 5. Quindi non sono 4 biglietti, sono solo 3. Hai fatto la foto ieri, no? Ci siamo visti ieri. Sono maggiorenni. Come stai? Bene? Pedro. Come fai? Voti io. Come stai? Bene. Bene. Ma già sei fatto? Sì, io ci sono un po'. Fatti 2-3, non fatti. A posto. Ginocchio. Bene, recupero. La settimana che sono qua già, so fare lavori in palestra. Ma già ti puoi allenare con la squadra? No. Ancora no. Tutte e due? Una a noi, una a sono 5,60. Soldi li mettiamo qua? No, no, via. Di qua? Di qua? Ok. Grazie. Due, grazie. Ciao. Dal momento in cui è stata aperta la campagna abbonamenti, penso che sia stato l'unico anno, dopo tanti anni, che la piazza ha risposto in maniera abbastanza massiccia. E l'entusiasmo di Padova ce lo siamo portati avanti perché era un entusiasmo che veniva prima di Padova. E appunto la sconfitta di Padova non ha tralasciato scorie, anzi le ha raddoppiate poi per poter affrontare la stagione che è appena stata conclusa. 145 Stampa, e 146. Okay. Nome? Sono Alcione. Parole LPA. Prima il nome. Prima il nome. Giusto? Stamattina perché l'inizio. Salutamelo. Nome. Tutte e tre mesi. Tutte e tre? Sì. Ok. Sì, mo sì. Fa la foto. Io la scatto io? Sì. Che emozione. Ok, grazie. L'apertura della campagna abbonamenti invece cadeva nei primissimi giorni della nuova amministrazione e mi era sembrato importante dare un segno intanto di reazione a quella sconfitta di Padova e quindi far vedere che la città ci credeva. Il sindaco non è moroso, questa è già una notizia. Fondi non sufficienti. Ma la cosa più bella. Il sindaco va a fare avanti. Chi può essere? Okay. E poi? Questo qua poi qua arriverà la tessera. Alle prime partite arriverà la tessera. All'inizio si entra con questo nome. Ok. Poi più in là inizio. Quindi intanto tengo questo. Ok, grazie. Facciamo una fotografia con la cosa. Facciamola al... Passa indietro tutti quanti, quanti due? Dobbiamo fare tanti abbonamenti. 10, 7, 10. Ci vediamo presto. Per la prima volta potevo andare a fare un abbonamento da sindaco e quindi ho coinvolto, trascinato un po' tutti, ho costretto, diciamo così, anche assessori, consiglieri, in una bella giornata però che credo, spero, abbia dato un pochino di entusiasmo. Ognuno fa la sua parte. Resto un grande tifoso del Catanzaro, ma provo a trasportare questa passione anche ovviamente nel ruolo che rivesto e so che insomma, un sindaco dà comunque visibilità alle scelte che si fanno, ai comportamenti, mi sembrava la cosa più semplice per essere da subito vicino alla società e alla squadra.